Dunque, siamo con Marcella Crudo, autrice di questo libro, Appunti di viaggio, presentato oggi all'Arcivescovado. E le chiedo cos'è che vuole raccontare effettivamente con questo libro, perché i lettori dovrebbero acquistarlo e perché le persone dovrebbero rimanere entusiasmate. Allora, il libro si intitola Appunti di viaggio, è un viaggio nell'anima che io ho voluto fare, ne sentivo l'esigenza e il bisogno, mettendo in evidenza due più sentimenti contrastanti. È un libro semplice, leggero, sono 25 racconti che fanno vedere come nella vita spesso, in situazioni di disperazione più nera, c'è sempre un berlume di speranza che possa come dire, far cambiare la situazione stessa. È un percorso che io ho fatto all'interno della mia persona e sono arrivata alla determinazione che nella vita bisogna accettare ciò che ci viene dalle variabili indipendenti, ma saperle gestire e saperle poi dominare, di modo che anche le passioni più tristi, le vicende più tristi possano diventare lievi, possano così diventare meno pesanti e condividendole con gli altri possano essere superate. Grazie. Allora, siamo con il professore Franco Cimino, le chiedo come mai ha deciso di dedicare una prefazione, anche oggi, la presentazione di questo libro, Appunti di viaggio, di Marcella Crudo. Perché ho ricevuto l'onore di Marcella che io facessi sia la prefazione al libro sia la presentazione. Questa è la terza che faccio, quasi sono sotto contratto, ma una più bella delle altre. Questa di questa sera è stata particolarmente bella, piena di sentimenti, di partecipazione emotiva anche da parte del pubblico e poi anche affascinante per il tema che la stessa Marcella ha voluto che fosse al centro della presentazione di questa sera, e cioè l'amore che nel libro scorre, che è una bellezza, venisse declinato in tante forme, da quelle dotte di Dante a quelle, diciamo, più, come dire, carnali che abbiamo incontrato nelle varie storie che sono presenti in questo libro di racconti. Quindi è stata una bella serata, io ci vengo volentieri, ricevo questo onore, io vi rispondo impegnando a fondo i miei sentimenti e quel poco molto di sensibilità culturale che io ancora possiedo. Grazie.